La notte bianca di Caselle, la sagra del pesce con gli amici di Camogli. Luca Baracco, sindaco di Caselle, è un colpo d'occhio stupendo questa sera. Sì, una grande festa è quella di questa due giorni casellese del 29 e 30 giugno, notte bianca, vissuta insieme agli amici della Proloco di Camogli, con la prima edizione della Sagra del Pesce qui a Caselle. Abbiamo così l'onore di ospitare questa grande padella che sta cucinando per centinaia e centinaia di persone che stanno visitando la nostra città. Una bella esperienza che mette insieme tante realtà del territorio, associazioni, privati cittadini, tanti volontari, professionisti, tante persone che hanno condiviso e un progetto unitario per promuovere il nostro territorio. Quindi un grazie di cuore a tutti e l'invito è veramente a vivere questa due giorni, non solo questa sera ma anche domani, e dove avremo anche la presenza di Crocetta Più, di questo mercato molto particolare, e il tempo è bello, per cui veramente venite a visitare Caselle Torinese. Paolo Grema, avevi detto che volevi alzare la sticella con una festa ancora più grande, ci sei riuscito? Beh, direi di sì, forse utopia portare il mare a Caselle, ma non portarne i profumi, i sapori, gli odori e i colori. Con gli amici di Camogli abbiamo fatto questo esperimento, questo sogno, portare la grande padella di Camogli nella regione Piemonte, con un piccolo particolare: noi siamo una città dove si insedia un aeroporto, Camogli ha il proprio porto, quindi l'atterraggio simbolico di una città di mare in una città di terra dove è presente un aeroporto. Questo connubio, questa novità ha portato in Caselle gente come forse non avevamo mai visto, quindi alzare l'asticella vuol dire crescere, unire persone, portare persone, dare visibilità a una comunità che ha voglia di crescere in un momento che è molto di crisi nei consumi, ma Caselle non si arrende. Caselle pensa che con degli eventi che creino attrazione di poter combattere quella che è la difficoltà del momento. Luca Marchiori, siamo giunti al termine di questa due giorni bella, tanta gente, un successo di pubblico che forse neanche voi all'inizio vi eravate immaginati. Sì, sono stati due giorni intensi ma appaganti, perché vedere le persone di ieri sera è stata un'emozione, perché era veramente una cosa che non ci aspettavamo neanche noi e non se lo aspettavano neanche gli amici di Camogli, per cui è stato veramente un successo. Io devo ringraziare veramente tutto il paese, tutta Caselle, tutte le associazioni che ci hanno aiutato, ma soprattutto i cittadini di Caselle, i negozianti di Caselle, che sono stati esemplari anche per pazienza, perché chiudere un paese per due giorni è complicato, ma oggi purtroppo le norme sulla sicurezza ce lo impongono, però è stato capito, hanno fatto festa con noi ed è stata un'esperienza bellissima che sicuramente si ripeterà. Tonino Verdina, so che stai lavorando, ti piace poco essere disturbato, ma proprio a caldo, il caldo di questa frittura, dici qualcosa. Cosa posso dire? Mi guardo intorno, siamo in forte difficoltà, non pensavamo a un'affluenza del genere, siamo felici, il nostro scopo come il vostro credo sia quello di dare un servizio, di promuovere il territorio, credo che voi a Caselle oggi sia per voi una grossa soddisfazione, per noi ancora di più, perché voi venite a Camogli a trovarci, noi siamo venuti qui col cuore, è bellissimo, sono veramente contento, sfinito ma contento. Cioè, guarda, noi volevamo provare a volare più in alto, ci avete dato questa opportunità, grazie di cuore. Io spero che voi siate contenti, guarda, noi stiamo facendo tutto il possibile, ma a cucinare il pesce ci vuole il suo tempo, non si può fare. Fantastico. Ci vuole un po' di pazienza, cosa vi devo dire? Per le cose importanti si aspetta anche qualche minuto in più. Camogli è atterrata a Caselle, dobbiamo partire bene noi ancora. Ma sicuramente, è andata, grazie, benissimo. Scusate, grazie. Tonight, baby, love me, yeah, let me turn them on here.